Carissimi amici della Poganatomia, buona domenica e oggi proviamo a sfidare, diciamo, la sorte, nel senso che mi sono fatto prendere nel giorno del famoso venerdì nero, Black Friday, come si dice da chi l'ha inventato, cioè dagli americani, e ho acquistato un rasoio per un po' di tempo che volevo fare. Poi sapete bene che io amo i rasoi poco aggressivi, poco esposti. E quindi non l'ho mai fatto, e questo è il famoso Icon Tech, eccolo qua, con il suo manico bulldog e la sua testina in alluminio, che si racconta, effettivamente l'ho già provato una volta con una lametta magari un po' cruda, e effettivamente, insomma, il rischio, anzi la quasi certezza di sanguinare esiste, perché comunque è un rasoio con la lametta molto esposta. Però io credo che, a differenza di altri rasoi come R41, questo rasoio, piegando comunque la testina, la lametta, possa essere utilizzato con una certa frequenza, e si può imparare a un angolo di rasatura che permette una rasatura efficace senza essere dannosa. Però in questo momento io non l'ho ancora imparato, quindi sarà dannosa. Allora, io prima volta che l'ho usato, che ho avuto un po' di taglietti, diciamo così, l'ho usato con una Steinless. Oggi proviamolo con una Platinum, con una Gillette King, sì, e vediamo un po' come va. Con una Platinum dovrebbe scorrere un po' meglio, ecco, almeno quello. Taglia molto, ma scorre. Ecco, forse il segreto potrebbe essere quello. Non lo so, proviamo. Allora, io monto subito questa nostra Gillette King, sì. Eccola qua, la montiamo su questa testina che, però, vedete che curva, sentite? E già questo è buono, perché vuol dire che esiste un angolo di rasatura, vuol dire che esiste una possibilità di non farsi troppo male. Ecco qua, l'esposizione effettivamente è importante. Eh sì, eh sì. Proviamo, poi al massimo, voglio dire, nessuno nasce imparato, questa è la seconda volta che lo uso. Pennello, riutilizzo il piacevolissimo pennello della zona tradizionale toscana, il Riva, con il tubo sintetico, che adesso sciacquo. Vantaggi dei sintetici sono questo, no? Che si possono utilizzare in maniera rapida, senza dover rimettere a bagno più di tanto, si sciacquano un attimo. Ecco qua. Intanto l'acqua diventa calda, così mi bagno anche il viso. Da oggi Piemonte è zona gialla, quindi si potrà nei prossimi weekend tornare magari un po' anche in montagna, vediamo un po' cosa consentiranno i regolamenti, ma in zona gialla ci si può spostare fra i comuni, quindi raggiungere anche le seconde case situate in regione, questo, fino al, diciamo, in regione sicuramente, a quanto pare. Poi, quando scatteranno le regole del Natale, non si potranno andare ancora fuori regione, così si dice al momento, perché poi cammini di 5 minuti. Bene, allora, sapone, io ve lo faccio digerire fino alla nausea, perché voglio finirlo. Ma non perché non mi piaccia, sì, è ottimo, solo che voglio andare alla fine dei saponi, come voi sapete, per avere un turnover bisogna finirli. Bignoli di Gagliate, eccolo qua, sandoro indiano, però sandoro anche adatto a questa stagione, quindi va benissimo. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prelevarlo con il pennello un po' umido. Questo sapone ormai ha 3 anni, ma non ha perso le sue caratteristiche, direbbero gli esperti, organolettiche. Eccolo qua. Guardate che quantità che ne ho preso. Bignoli, come sapete, confezionare i saponi molto cremosi, molto
richiudiamolo, se no ve lo farò digerire fino alla nausea. E vediamo. Ma anch'io avevo tutte le settimane regolarmente. Andiamo a lavorarci. Pennello, come dicevo, molto valido. Basta regolare un po' l'acqua, perché effettivamente mangia molta acqua. L'importante è non metterne troppo. E il problema è risolto. Bene. Ora andiamo all'estremo sacrificio e proviamo un po' a vedere se con questo angolo di rasatura anche questo mostro, inteso nel senso buono, perché con queste lamette limiti i danni. Vediamo. Oggi mi accontento di limitare i danni, eh. Silenzio religioso in attesa del dell'inevitabile tragedia. Si scherza, eh? Ecco qua. Chiamo ferro. Zero baffi. Qui pungicchia, qualcosa mi sono fatto. È anche vero che due giorni fa, ecco, vedete qua, l'ho fatto adesso poi, però c'era già, un red point qua. Può darsi che l'abbia riaperto perché non ho spinto per niente. Comunque, questo era prevedibile. Per il resto, siamo andati bene. Sono contento. Non so quanto a questo red point in zona baffi abbia contribuito il precedente, cioè quello che abbiamo fatto due giorni fa, che era molto ampio, con la Steiness. La Platinum per ora sul resto del viso
letto bene e mi ha garantito una buona protezione. Vediamo quello obliquo. Per cui sono dolori, eh. Però bisogna provare tutto nella vita, no? O quasi, o quasi. Prendendo, guardate come si apre. Guardate che roba. Allora, forza e coraggio. Ne abbiamo passate di peggio. Concentrazione sull'angolo di rasatura. E qui c'è il red point. Taglio. Che però, ripeto, non so davvero, ma non per giustificarmi, se sia la conseguenza della riapertura di quelle 2 giorni fa. Che fu veramente un errore marchiano. Voglio dire, per il resto, bene o male, bene o male, a parte questo, taglio, che chiaramente è visivamente impattante, direi che ci siamo. Ecco qua, quindi resta un po' fresca, e andiamo a tamponare le ferite in questo caso, no? No, vedete, questi qua c'erano già, sono riaperti. Ecco, per il resto però non c'è niente, quindi il problema si è verificato in zona baffi. Utilizziamo il Tyvers per andare a lenire questa lacuna, questa zona in particolare. Quando attacco il rasoio, no? per scendere, è capitato esattamente come 2 giorni fa. Quindi può darsi, ripeto, che sia semplicemente un errore. Questa volta ho prestato molta attenzione, quindi non credo, anche se nulla è scontato, di aver creato questa situazione oggi. Allora, quindi sandalo, e come mettiamo come aftershave, mettiamo ancora un po' magari di lenitivo, così almeno la pelle si nutre, visto che la lama è stata comunque efficace, come avete visto.
La natura è molto profonda, quindi questo va detto. Cioè, una volta che uno impara a utilizzare questo rasoio anche in zona baffi, magari, no? Io ho sbagliato qualcosa nella proposizione della lama. Oggi non mi sento di darmi tante colpe perché sono molto delicato, però appena ho appoggiato ho sentito pizzicare, quindi può darsi proprio che vada messo in maniera diversa. Però per il resto vedete che la pelle non è rovinata. Io pensavo sempre a una formazione invernale e speziale di Extra Cosmesi, uno dei must di Donato Ciniello, eccolo qua, che è legnoso, speziato, insomma, ben si accoppia al sandalo. Penso che abbia anche del sandalo, adesso non lo so. Questo è un zone con molti capillari, quindi chiaramente sanguinerà per qualche minuto. Però in realtà il taglio è, vedete, qua, dove ho appoggiato il rasoio. Allora, ottimo, come sempre speziale, bello caldo. Allora, facciamo una panoramica, iniziamo dal pennello. Pennello è un... tanto io mi asciugo sempre il tampone, questa zona, che è quella che è stata offesa. Allora, il pennello è molto molto valido. La zona Toscana l'ha fatta in edizione limitata con Riva, marca italiana. È un sintetico veramente versatile, veramente comodo, veramente morbido e monta qualsiasi cosa. Io lo trovo veramente eccezionale. Mi sono anche confrontato con gli amici della zona Toscana che mi hanno addirittura dato un giudizio, secondo loro, diverso. Cioè, io lo valuto di più, insomma, come qualità, insomma. Quindi non c'è assolutamente. Secondo me, nulla da dire, niente che invidiare all'Omega Evo, niente che invidiare ai nuovi pennelli sintetici. Insomma, questo è un pennello che mi piace moltissimo. E il nostro sapone è finire, sta a finire nel senso che prima o poi tutti i saponi devono essere finiti, no? Ma non perché non siano validi, ma perché sono saponi che hanno la loro vita. Bignoli, qualità italiana, devo dire elevata, mantiene le sue caratteristiche organolettiche nonostante l'età, nonostante 3 anni, come purtroppo qua sanguina, ma ripeto, non voglio scandalizzare nessuno. Guardate com'è ancora assolutamente fresco, e quindi assolutamente un sapone sandalo indiano per una fragranza che fa piacere, insomma. Magari proviamo a mettere un po' del lume di rocca per vedere, ma non credo che serva molto. Non credo che serva molto, però un po' di lume. Eccolo qua. Un po' di lume. Magari. Ma quando c'è il capillare, no? Subito non è arteria, però è un capillare, quindi lo mettiamo sotto il viso, così all'abbondanza. Dovrebbe essere cicatrizzante, ma nel mio caso, come sapete, assumendo anche della cardiosperina per le mie emicranie, il sanguinamento è più evidente. Quindi rimetto ancora un goccio di speziale, ma che il male non fa. Quindi parliamo del pennello e dicevamo che è un pennello molto valido, tuffo molto valido e lo consiglio.
Parliamo dell'accoppiata Icon Tech Gillette Kinzie. Allora, sicuramente meglio dello stylus, della navetta stylus, perché queste scorrono meglio. Non ho avuto problemi particolari nel viso, ma soltanto in zona baffi. Ripeto, non so se sia una conseguenza della rasatura 2 giorni fa, dove veramente lì invece mi tagliai pesantemente. Prima volta era stata, insomma. Quindi potrebbe anche essere quello, potrebbe anche essere quello, non lo so. Io devo dire che non sono molto attento, però non è bastato in questa zona qua. Il rasoio secondo me però ha delle potenzialità, perché è vero che è molto esposto, guardate, però ha un angolo di rasatura che secondo me una volta indovinato regalerà delle rasature soddisfacenti. Non è un rasoio secondo me ingestibile, assolutamente, è un rasoio gestibilissimo, ma chiaramente necessita di una tecnica, di un affinamento, insomma, di tempo anche. Allora, chiudiamo con le speziali. Speziale è un classico, ragazzi, di sono smesi, uno dei must. E cerco di leggere piano piano la fattiva. I legni, le spezie, il pepe, il fondo molto legnoso, ambra, vaniglia, insomma, è un profumo particolarissimo. Io lo apprezzo molto, quindi devo dire che è un classico, appunto. Io lo uso anche come bagnoschiuma, questo qua, cioè non questo, cioè l'omologo bagnoschiuma. Molto caldo, molto invernale. Bene, io leccandomi le ferite in questo caso vi saluto. Sono contento perché potevo. Poi qua è solo il lume di rocca che ha sporcato la guancia, non è un taglio. Il taglio qua. Io spero di. Mi è anche venuto un orzaiolo, guardate, ormai sta già maturando. Spero di riuscire a possessarmi di una tecnica ancora migliore, userò ancora questo rasoio. Perché al di là appunto di questo incidente di percorso, che in realtà è risalente appunto alla prima rasatura, trovo che sia efficace soprattutto quando si indovina l'angolo di rasatura. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica a tutti e mi scuso per questa, come dire, scena splatter, ma insomma ci stava con un Icon Tech, no? Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.